sentiamo quotidianamente parlare di diete, diete alla moda, diete miracolose, probabilmente le abbiamo anche provate e dopo un periodo di iniziale entusiasmo può darsi che le abbiamo poi abbandonate perché non fattibili, non adatte a noi. Ecco, ma come facciamo a sapere qual è la dieta ideale nel nostro caso? Qual è la nostra alimentazione ideale? Quello che proponiamo è un approccio multidisciplinare, un approccio quindi che comprenda più discipline, più materie. Ecco come nascono i cinque pilastri della sana longevità. Quindi sono cinque pilastri che ci permettono di delineare le caratteristiche ideali dell'alimentazione. Sono cinque pilastri, il primo è rappresentato dalla ricerca di base, quindi quella che siamo abituati ad identificare come i ricercatori all'interno di un laboratorio che fanno esperimenti sulle cellule e con le provette e anche sugli animali, come per esempio i topi. Il secondo pilastro è rappresentato dall'epidemiologia che si basa sulla statistica e permette di associare ad una certa popolazione un determinato alimento e la salute. Quindi se si studiano delle popolazioni che sono abituate a mangiare in un certo modo e poi la loro salute è in una certa maniera, si possono associare poi questi dati, grazie appunto a dei calcoli statistici, per capire qual è l'alimentazione, l'alimento o il comportamento che riguarda lo stile di vita che è associato appunto a una determinata salute. Il terzo pilastro è rappresentato dagli studi clinici, quindi le persone, in questo caso i pazienti, vengono reclutati e quindi vengono scelti in base a determinate caratteristiche e suddivisi in gruppi affinché ci sia un gruppo di controllo che per esempio continua con la sua dieta normale e questo gruppo viene chiamato di controllo o placebo in alcuni casi e un altro gruppo inserirà un elemento di cambiamento, quindi una dieta diversa, un alimento in certe quantità precise e così via. E così si possono fare paragoni molto precisi tra questi due gruppi. Il quarto pilastro è rappresentato dalle osservazioni dei centenari e in generale delle popolazioni molto longeve. Questo è importantissimo perché ci permette di testare i concetti, le indicazioni che escono fuori dai primi tre pilastri, quindi ricordiamo la ricerca di base, l'epidemiologia e gli studi clinici, ma per sapere se le indicazioni che escono fuori da questi pilastri sono poi fattibili, sono reali, abbiamo bisogno di sapere da chi veramente ce l'ha fatta, quindi dai centenari, dalle popolazioni longeve, se riescono effettivamente a portarle avanti e se c'è corrispondenza con la realtà. E il quinto pilastro invece è un po' più astratto rispetto agli altri, che viene chiamato lo studio dei sistemi complessi. In questo pilastro si fanno dei paragoni del nostro corpo con dei macchinari, come per esempio macchine, aeroplani, eccetera, per capire in maniera più semplice la difficilissima biochimica del corpo umano. E grazie a questo approccio multidisciplinare dei cinque pilastri è possibile delineare un'alimentazione ideale e la vedremo nella prossima videopillola.